Gabriele Zappa, a distanza di 2 settimane da questa salvezza, intanto quali sono le emozioni che magari puoi rileggere? È un ricordo ancora abbastanza fresco. Ma sicuramente è stata un'emozione bellissima, perché davvero vincere, mantenere la categoria, vincere appunto i play-out è stato davvero bellissimo, perché è una cosa che comunque ti rimane dentro, ti rimane nel cuore. È stata una bellissima emozione, infatti siamo molto contenti. Senti, a sentire il presidente Sebastiani, il direttore Repetto, sembra che tu sia destinato ad andare via, sei un po' l'uomo mercato. Come vivi questo momento? No, sono contento che ci sono delle squadre interessate a me, vuol dire che comunque ho fatto una buona stagione. Ti vedi già proiettato nella massima serie come un giocatore di Serie A? Ma a me piacerebbe mettermi a confronto con i giocatori di Serie A e vedere se ci posso stare dentro. Quindi mi piacerebbe, diciamo, mettiamola così. Senti, tornando un attimo alla scorsa stagione, sei migliorato tantissimo nella seconda parte, sei andato anche spesso in gol. Che dimensione ha Gabriele Zappa e dove può ancora migliorare? Ma sicuramente ci sono tante cose in cui posso migliorare. Quest'anno secondo me già sono migliorato parecchio nella fase difensiva, però penso che posso migliorare ancora molto, ma in tanti aspetti, dai. L'ultima, se dovessi andare via, cosa ti porterei dietro di questa esperienza a Pescara? Ah, tantissime cose, perché davvero Pescara è una città fantastica, i tifosi che ci hanno dato una mano sia nei momenti facili che nei momenti più difficili, quindi davvero Pescara, sono innamorato di questa città e mi sono trovato davvero bene.